Nel 1501 Giovanni Bellini era già il più importante pittore veneziano. Ed eccolo qui, che viene chiamato a fare il ritratto all'appena insediato Doge Lorenzo Loredano. Doge, il capo della Realissima Repubblica, potente quanto un re, e difatti eccolo qua, che l'ha rappresentato sontuosamente vestito con il suo corno dogale, bellissimo, con la sua camarda, cioè la giubba, raffinatissima, Riccamente ricamata in broccato veneziano realizzata con le sete, chissà, forse anche venuta da Vicenza, che all'epoca era il centro più importante di produzione serica della Serenissima, e i bottoni fatti a campana, i campanacci, che erano una prerogativa soltanto del Doge. Basterebbe già soltanto guardare la giubba, no? Guardate quanto è raffinata, con l'esecuzione, il panneggio, il luccichio dell'oro, dell'argento. È veramente una maestria straordinaria quella del pittore. Basterebbe questo a farci spalancare la bocca a sorpresa. E invece le geometrie interne che sono nascoste, come in tutto il Rinascimento, ci portano a guardare il Doge, che è un uomo maturo, un uomo interessante, si vedono le rughe, un uomo di una certa età, ha una precisione di descrizione straordinaria e guarda, dove guarda? Non guarda te, perché il potere non guarda mai noi, guarda noi che siamo sudditi, guarda oltre, vola alto ed è inondato in un mare azzurro, azzurro come il mare che la Repubblica Veneziana domina. Ecco, è serio, compreso, consapevole del suo ruolo potente, è il capo della più solida, stabile e potente Stato dell'epoca.